Abbiamo visto nei precedenti tutorial che possiamo applicare degli effetti come la granulosità oppure applicare anche una vignettatura per rendere più interessante un'immagine, per completare un'immagine. Ebbene, cioè, Camera Raw ci offre anche un'altra possibilità di intervento, che è la possibilità di dividere i toni. La divisione dei toni ci consente di lavorare sia su un'immagine, intanto bianco e nero che a colori. E come vedete, adesso guardate la scheda, vedete, abbiamo le luci, le ombre e il bilanciamento. E queste regolazioni ci permettono di creare una tonalità sia nelle zone luci e una tonalità anche nelle zone ombra. E quante volte in Photoshop avete applicato ad un'immagine, ad esempio, un effetto seppia, che non è altro che una tonalità di colore che viene applicata a tutta l'immagine. E mentre in Camera Raw con la divisione dei toni possiamo scegliere una tonalità per le zone luci e una per le zone ombre. E vediamo un po' come si comporta, vedete, questa immagine che è divisa tra zone chiare e zone in ombra. Intanto vedete, qui abbiamo le luci, cominciamo a alzare la tonalità per trovare un colore. E guardate, vedete, non succede niente perché naturalmente dobbiamo alzare la saturazione. E guardate, vedete, siamo. Ecco qua, abbiamo, vedete qui nelle parti più chiare, vedete come abbiamo trovato questa tonalità, diciamo, ecco, possiamo anche dare un po' più verso il rosso. Ecco qua. Poi vedete invece nelle zone in ombra, ad esempio, scegliamo un blu, adesso portiamo nel blu, naturalmente alziamo la saturazione e guardate, vedete? Come siamo riusciti tramite questa scheda di divisione toni a dividere i toni, guardate, sia per le luci che per le ombre. Nelle luci abbiamo scelto una tonalità, vedete questa qui, arancione, seppia, diciamo, e qui invece questa tonalità blu. E anche qui, vedete, in questa scheda possiamo salvare anche qui i predefiniti. Guardate, adesso qui non lo vedete, ma comunque c'è carica e salva impostazioni. Salviamo, vedete? E qui la scheda è divisione toni, vediamo se la troviamo. Eccola qui, vedete, divisione toni. Eccola qua, rimane selezionata solo divisione toni, salva e facciamo, salviamo con un nome, ad esempio, seppia e blu. Salviamo. Poi prendiamo, ad esempio, sempre questa immagine e proviamo ad applicare. Carica impostazioni, seppia blu. E guardate, vedete che nelle parti, vedete, delle luci abbiamo questa tonalità qui, invece nelle parti ombre abbiamo questa tonalità verso il blu. E torniamo però all'immagine precedente. Abbiamo anche, vedete, il bilanciamento. E cosa succede con il bilanciamento? Funziona in questo modo: se lo spostiamo verso sinistra, diamo priorità alla tonalità nelle zone in ombra, vedete? Se andiamo invece verso destra, diamo priorità alla tonalità nelle zone delle luci, vedete? Quindi possiamo lasciarlo al 50%, proviamo anche di qua, vedete? Verso destra, verso sinistra, dare priorità o più alle luci o alle ombre. Quindi avete capito che anche questa scheda di divisione toni può intervenire, ci fa intervenire zonalmente nell'immagine attraverso le luci e le ombre e creare dei notevoli effetti alle nostre immagini. Non mi resta che salutarvi e arrivederci.